Namaste e oggi con Aba insieme al dottor Giovanni Brincivalli. Ciao Giovanni. Namaste, namaste. Cordiale saluto. Oggi con Giovanni, cari amici di One TV, parliamo davvero nei nostri segreti, nelle nostre pillole del benessere ai tempi, nei giorni del coronavirus. Parliamo di marma. I marma sono una delle cose più speciali che il dottor Brincivalli viene a consegnarci nei giorni difficili del coronavirus dalla antica sapienza indiana. Dico bene, Giovanni, sono un po' come dei punti di autopressione, di acupressione, come se ci facessimo lo shiatsu, diciamo così, da soli, in dei punti molto speciali, di cui il maestro Naram, il tuo maestro, è stato il più grande esperto del nostro tempo. Certo. Ecco, questo, cara Aba, è un altro strumento, è un'altra tecnica che ci viene in soccorso ed è molto utile. Ho ricevuto una chiamata da Maria di Bergamo, che lei mi ha detto adesso praticamente tutti i corrieri non riescono a raggiungere le case, i negozi incominciano ad avere scarsità di cibo, però anche questi ingredienti semplici per poter fare questi home remedy, ecco, anche gli ingredienti si trovano con difficoltà. E quindi mi ha chiesto come possiamo aumentare le difese immunitarie, come possiamo fare adesso che siamo completamente isolati. Ecco, in questo caso la tecnica dei marma ci viene in aiuto, perché sono dei piccoli esercizi che servono a, come dire, rimuovere, ridare energia al corpo e anche rimuovere i blocchi. Quindi sono perfettamente, diciamo, in sintonia anche con questo momento di difficoltà. E c'è un marma, ecco, che è molto utile, che serve per aumentare le difese immunitarie. Quindi ho suggerito a Maria, che sta a Bergamo, che non riesce a avere i rimedi, non riesce a trovare tutti gli ingredienti per fare gli home remedy, quindi gli ho chiesto di fare questo esercizio. Quindi si prende la mano destra, nel dito medio si preme in cima alla punta del dito medio con l'indice della mano sinistra e si preme 6 volte, multipli di 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, Ok. bene, quindi questo qua serve ad aumentare le difese immunitarie e dà un contributo, ecco, dà un contributo al corpo per rafforzarlo. E questo Giovanni Poi serve a abbiamo parlato. fare dunque una sorta di lavoro su, diciamo così, sui canali, sui meridiani del nostro corpo, che può essere praticato tutte le volte che vogliamo, multipli di 6, possiamo farlo 6, 12, 18, 24 volte, sempre nella stessa, diciamo così, routine. E questa pratica la possiamo fare anche 2, 3, 4, 5 volte al giorno, tutte le volte che vogliamo, vero? Ah, certo, non c'è limite Ok. perché non c'è nessun effetto collaterale, ecco, ed è molto semplice, è bene dare una regolarità, quindi avere un ritmo anche giornaliero, quindi magari si possono ripetere 36 volte come minimo la mattina, dopo Sì. Perfetto. pranzo e anche la sera, quindi 3 volte al giorno. Ecco, però se uno vuole... Se uno vuole può aumentarlo. Ho un'amica, Benissimo. una paziente che quando fa i marma, lei qua gli è venuto il callo perché lo continua a fare. Non c'è nessun problema. Ottimo. E mi hai detto che ne abbiamo altri Ecco, anche da questo suggerire ai serve per nostri le amici, difese vero? immunitarie. Possiamo farne anche altri. Certo. Poi, ecco, questo qua viene, abbiamo parlato di questi momenti di difficoltà. Quindi l'ansia, depressione, paura del futuro. Ecco, quindi se uno prende il dito indice della mano destra e lo preme, quindi il pollice sotto a sostenere il dito, e poi con l'indice sopra,
preme ancora multipli di 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì. Quindi questo, il punto esatto è opposto alla metà dell'unghia. Quindi questa è la metà dell'unghia, opposto alla metà. Ok, quindi scusa Giovanni, guarda me, lo sto facendo bene così? A questa altezza o devo girare il dito così? No, ah, così, il dito così, esattamente. Ecco, quindi io devo non così, non a pistola, diciamo, ma lo giro così e poi ci metto alla metà dell'unghia. Esattamente. Perfetto. Questo serve a connetterci quello che noi chiamiamo il subconscio. Se uno crede, in India lo chiamano l'atma, l'anima, quindi con la parte più intima di noi altri, con la parte più sacra, più divina di noi altri. Ecco, dove dove alberga la parte più saggia, la parte più luminosa di noi. Benissimo. Allora, ecco, immagino che quando... Sì. E questo serve anche... Immagino serve anche quando la connessione va via, e ci scusiamo con i nostri amici perché appunto la connessione non è perfetta in questi giorni, è perché ti stanno cercando, ci sono tantissimi pazienti che cercano il dottor Principale normalmente gira tutta l'Italia ed è veramente presente in tutte le città e adesso cerca anche lui di fare fronte all'emergenza aiutando i tantissimi pazienti al telefono ma anche attraverso questi video, e vedo che quando la connessione si interrompe è probabilmente perché ti sta entrando una telefonata di qualche paziente, immagino. Esatto, sì, ci sono dei pazienti che cercano e che chiamano. Ecco, bene. Stavo dicendo che questo marma serve a fare in modo di disconnettersi, diciamo, osservare i pensieri della paura a distanza. Quindi serve a fare in modo che se siamo in un loop, diciamo, di paura, di incertezza, di disperazione, ecco, questi pensieri, questo qui ci permette di dissociarsi con i pensieri e quindi riconnettersi con la fonte, quindi con la fonte della gioia che è già in noi altri, quindi la fonte dell'amore e della gioia, della speranza, delle possibilità, quindi di un pensiero più positivo, questo ci aiuta. Perfetto. Ecco. Ce n'è un altro esercizio da farci sapere. Dici quali altri marma, ne abbiamo 4 in totale, cari amici, da condividere con voi. Andiamo al terzo. Allora, si mette la mano sinistra a sostenere la nuca, solo a sostenere la nuca. Ecco, perfetto. E con la mano destra, con l'indice della mano destra, si preme praticamente sotto il naso, nel labbro superiore, quindi tra il naso e le labbra, quindi nella parte, ecco, centrale. E anche qua si preme multipli di 6. Questo qua l'ideale è se viene coordinato col respiro, cioè io premo, inalo, lascio, esalo e così via. Bello, sempre questo, multipli di 6, sempre multipli di 6. Multipli di 6, quindi coordinato con un respiro profondo ma delicato, senza forzare. E questo serve a ampliare la possibilità di irrorazione del cervello a cui arriva l'ossigeno, a cui arriva il nutrimento. Quindi è come se il cervello si sente sicuro, si sente protetto da questa nuova, come dire, portata di ossigeno, e quindi non c'è più questo stato di paura. E poi per bilanciare l'attività del cervello, della parte destra, che è quella più creativa, quella più intuitiva, con la parte sinistra, che è quella logica, razionale, ecco, c'è un altro esercizio. Quindi si mette la mano destra di fronte
la mano sinistra dietro e le dita, ecco, che devono essere a toccarsi come una corona, e poi si preme 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo esercita una grande azione calmante. Una grande azione calmante. Ecco, vorrei dire che quando si fanno i marma, quindi mentre si fanno questi esercizi, la posizione, ecco, deve essere, diciamo, una posizione regale. Uno deve essere seduto in maniera eretta, con i piedi ben piantati a terra, perché questa è la posizione corretta. Quindi, non, ecco, io mi sono piegato a favore di camera per spiegare come si fa. Però mentre si fanno gli esercizi, ecco, gli esercizi dovessero essere seduti con la schiena diritta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quasi a spostare proprio la pelle, no? A staccare, sì. A staccare la pelle. Questo esercita un grande effetto tranquillante, un grande effetto di serenità, soprattutto ai bambini. Ho esperienza con tanti bambini anche che sono autistici, che hanno difficoltà di concentrazione, che non si fanno toccare da nessuno e non ascoltano neanche i richiami della madre, dei genitori. Ecco, però si trasformano, si rasserenano quando gli si fa questo set di tre esercizi. Quindi l'uno, il primo, il secondo e il terzo. Quindi questo spero che sia di aiuto anche magari alle mamme, a tutti quelli che, ecco, devono, insomma, mamme di bambini, di adolescenti, ecco, che magari essere trattenuti in casa non riescono a tenere la loro energia. Caro Giovanni, grazie di cuore. Sono sicura che ci rivedremo presto, faremo ancora altri interventi insieme qui nel blog di OneTV e anche nella trasmissione che con Thomas Torelli, con tutto lo staff di OneTV, volevamo fare partire insieme, ma non abbiamo potuto, proprio la trasmissione delle interviste dal vivo, perché ovviamente il coronavirus ci ha tenuti a casa. È stato molto prezioso conoscerti, io ti conosco già da tempo, ma farti conoscere al pubblico di OneTV. E come l'ultima cosa, Giovanni, come poter entrare in contatto con te? Caraba, ecco, l'audio ecco, non è chiaro, però come si può chiedi come entrare in contatto con te, come poterti contattare. Liberamente puoi condividere il mio numero di telefono, se sì. Volete lo comunico adesso. Lo lascio io, lo scrivo nel nostro blog, ma se vuoi lasciarlo, lascialo pure se vuoi. Sì. Il mio numero di telefono, ecco, è 328-86-88-380. Ecco, se magari, ecco, se avete WhatsApp, potete magari mandare prima un messaggio. Ecco, sono lieto di potervi aiutare. Ho sentito oggi una bellissima frase di una ragazza che ha sognato il dottor Naram, e che è il mio maestro, e nel sogno c'era un libretto dove c'erano tanti disegni fatti dai bambini, e questi disegni rappresentavano tanti arcobaleni. Ecco, quindi il messaggio è come se mi auguro di essere stato, insomma, di aver portato un po' di conoscenza, qualche strumento, qualche consiglio, ecco, per portare un po' di serenità, un pochino di speranza in questo momento grigio per tutti quanti. Grazie Giovanni, un grande dottore, un grande medico, un grande amico dal grande cuore, davvero. Sei un amico prezioso, io ti conosco bene, sono felicissima che tu sia stato qui per condividere un po' di benessere nei giorni del coronavirus. Grazie ancora di cuore, namaste.
Namaste, namaste, un cordiale saluto a tutti. E allora, amore a tutti. A prestissimo con Giovanni e con tutti gli amici di One TV. A presto, a presto. A presto. Grazie, grazie. Ciao.